siamo a Sanremo. Tutti cantano Sanremo. Che bello avere nella nostra postazione di Radio Bruno all'interno di Area Stile Dolce Nera. Ciao Manu. Ciao. Come stai? Ah, bene. Come stai vivendo questo tuo quinto Sanremo? Allora, nell'ultimo quarto d'ora mi sono innervosita. Bene. Non lo so perché. Ti prego, rilassati. Ma forse sarà un po' d'ansia, ma per forza, dai. Però invece per il resto, non so, sono abbastanza tranquilla perché è un periodo in cui sto lavorando tanto, anche diciamo ci sono stati degli impegni pre The Voice con The Voice che farò il coach, no? E quindi non ho avuto il tempo, diciamo, di farmi prendere da una sorta di ansietta. Mo, speriamo che continui così, anche se l'ultimo quarto d'ora, diciamo, non lo so che mi è presa, sarà una cosa femminile. Comunque la canzone è bellissima, è intensa, soul, viscerale, così l'hai descritta, viscerale. Eh sì, è un flusso. Ma poi, guarda, io non mi piace raccontare le canzoni, cioè io penso che questa sia una canzone, ti posso dire che cosa è successo quando l'ho scritta, sì, per dire, cioè... Che quando ti dico un flusso è perché è venuta fuori in un unico flusso creativo e l'ho cantata anche in un unico flusso, nel senso non ho fatto compo delle parti migliori della voce come di solito si fa, si fanno più, si registrano più tracce, no. Anche il videoclip che sta per uscire è un flusso, è un piano sequenza, è tutto... È un'onda che se uno è abituato a guardare il mondo con l'anima e la sente, se uno gli è successo che la vita lo ha portato a razionalizzare troppo, a lavorare troppo con la testa e a mettere da parte un po' l'anima, non sente niente. Però è la prima volta che ti arriva così questo flusso musicale? O no, altre volte, ma in questo anche altre volte, non sempre, perché è chiaramente, cioè, capito, anche musica e parole insieme, e questa... una particolarità che, cioè, non è facile, no, da avere in scrittura. E anche altre volte, tipo nel caso di Siamo tutti là fuori, che è il primo pezzo in cui uscì nel 2003, però in questo caso il flusso tocca delle corde che sono molto più emotive, no? Cioè sono corde di esistenzialismo, corde di vita, corde di... Cioè, boh, non so, ho messo pezzo, appena l'ho scritto, mi ha messo a spalle al muro, mi ha detto decidi, scegli, guardati da fuori, guarda che cosa stai facendo, guarda il tuo percorso, guarda la persona che ami, e che cosa vuoi farne di tutto questo? Infatti, cioè, tu ne parli e sei completamente illuminata, no? Nella descrizione, per questa canzone. Quindi, che cosa ti aspetti? Un lungo percorso? Parliamo anche magari incluso sabato sera? Ma senti, che dici, come andrà perché a finire? Sono, sai, no, le selezioni. Ah, beh, senti, allora, non so, stanotte non ho preso sonno perché sono tornata alle 4 da Milano, che ero a lavorare per The Voice. Quindi poi dopo, chiaramente, perché è un impegno in cui, cioè, la televisione non ti passa attraverso, la televisione ti perfora. Cioè, quando c'è una cosa emotiva, tu ci stai dentro. Poi dopo ti passano davanti le immagini di ciò che è successo emotivamente. Tutto è tutto che ti coinvolge, no? E quindi non riuscivo ad addormentarmi. Non so se in una fase di dormiveglia o era proprio un sogno, ho sognato una classifica. Dai! No, dacci questa anteprima! Ma non posso pensare che sia vera! Ma io non ci credo, perché anzitutto non ho sentito i pezzi e quindi non so come facciano, però mi sono non lo so che tipo di... La vuoi sapere? Eh sì, voglio sapere se poi alla fine tu ma mi tirerei la zappa sui piedi, non lo so. Ma ci sei in questa classifica? Sì, ma non nelle primissime. E la prima è una donna o un uomo? Tutte e due. Ah, ma allora è un duetto oppure un trans. Bene, allora, in attesa delle tue nuove canzoni, in attesa della cover, di vederti in TV, in attesa della lista per capire se sabato ci sarà questo tuo sogno, si realizzerà, voglio sapere se durante l'intervista ti sei tranquillizzata perché prima eri nervosa.
No, mamma! Dai, mamma. un pochino. Ma io prima mi è scattato quella sorta di nervosismo, quell'ansietta che non mi era ancora venuta, capito? Cioè, ti abbiamo un po' rilassato. No, adesso sto bene. Oh, sto siamo bene. Contenti. Allora saluta tutti gli amici di Radio Bruno. Va bene, con tanto amore e dopo tutte le esperienze passate e le serate vissute di musica assieme a Radio Bruno, vi saluto con cuore. Grazie mille a Dolce Nera. Grazie. Radio.